Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monosport07. Siamo qui con il riassunto degli ottavi di Champions. Dopo il riassunto della giornata di Serie A, ho deciso di fare anche il riassunto degli ottavi di finale di Champions. Forse mi doveva venire in mente anche la fase a gironi, sta cosa, ma non, lì per lì non mi c'era venuto lo spiulo, si dice in Puglia, ragazzi, ma non so, ognuno ha i suoi termini, insomma. Ringrazio il buon Antonio per le clip, ragazzi, ottavi di Champions che hanno visto praticamente vincere tutte le squadre in trasferta, cioè tutte le squadre che erano arrivate prima nel girone, tranne ovviamente la mia Juve, ragazzi. Legge di vita, secondo me passeranno tutte le prime nel girone alla fine, ragazzi, se volete sapere la mia opinione. Ma adesso non perdiamoci in chiacchiera, andiamoci subito a immergere, come dice Fabio Carissa, in questo video. Vamo! La prima partita che andiamo ad analizzare è il Chelsea, che vince sul campo dell'Atletico Madrid, primo anche in fuga in Liga, perché è primo con 3 punti di vantaggio, ma con una partita in meno, quindi. Ma con una partita in meno, dunque. Ancora Giroud. Allora, diciamo che in Spagna è un momento di crisi, perché il Real non è certo il suo miglior momento storico. Vengono da 2 eliminazioni agli ottavi di Champions, appunto, e rischia la terza, perché secondo me rischia. Dipende anche se dall'arbitro il favore era anche il ritorno. Il Barcellona non ne parliamo, l'unica che rimane è l'Atletico, che giustamente è quella con più punti, anche se ora ha fatto un punto di partita con Levante. Però fatto sta che anche l'Atletico è la meno peggio, ma non vuol dire che questo risultato deve essere una sorpresa, perché il Chelsea, con campioni del calibro, già i tre acquisti che hanno fatto, Havertz, Werner e Ziyech, sono fortissimi, anche se i numeri gli danno torto, perché hanno fatto pochi gol e pochi assist, ragazzi. Ma il Chelsea è una delle squadre che viene più sottovalutata, che veramente gioca bene a pallone, secondo me, ragazzi. E secondo me proponeva un ottimo calcio già con Lampard. Per me il calcio parte quasi obbligatoriamente da un'ottima fase offensiva, e loro sicuramente ce l'hanno. A proposito di fase offensiva, il City di Guardiola quest'anno. Se per me il Chelsea non era una grossa sorpresa che quest'anno dovesse comunque in qualche modo esplodere, non dico vincere la Champions, ma comunque esplodere, perché hanno fatto veramente acquisti da ogni parte, sul City non mi aspettavo una tale padronanza del gioco, ma non solo in Europa. Io magari giustamente parlo sempre solo di Juve e di Serie A, perché faccio il riassunto della giornata, parlo sempre di Juve e di Serie A, ragazzi, quindi mi vedete poco analizzare le altre squadre europee, ragazzi. Ma il City di Guardiola, sì, lo ritenevo in lotta per la Premier o cose del genere, perché alla fine per battere il Borussia Mönchengladbach, nonostante sia una squadra che veramente gioca bene a pallone, sulla carta comunque non è un match proprio per niente agevole per il City. Quindi, insomma, non sono stupito, ma sono stupito più che altro di questa tale padronanza di se stessi che hanno al quinto anno di Guardiola. E che mi viene da chiedere, ma questo è l'anno di Guardiola, ragazzi? Fatemelo sapere. Così come potrebbe essere anche l'anno del Borussia Dortmund, perché è una squadra che veramente gioca un ottimo calcio, secondo me, un ottimo modo di vedere. Il calcio tedesco, il calcio da DNA tedesco, però un po' più disorganizzato del Bayern, perché comunque loro giocano un po' più sull'imprevedibilità, vedendo un po' quel che è stata quella partita, giocano un po' più sull'imprevedibilità. Hanno un fenomeno che è Haaland, che un po' mette in ombra gli altri fenomeni del Borussia, perché secondo me il Borussia è una squadra piena di ottimi giocatori. Sancho su tutti, che magari avrà detto è in crisi, ma ci scordiamo che ha 20 anni già Don Sancho, ragazzi, 20 anni, ed è il suo quarto anno ad alti livelli, dopo un primo anno dove è andato in doppia cifra sia con i gol che con gli assist. Lo scorso anno fece 17 gol e 18 assist, una cosa del genere. Quest'anno comunque a quota 10 gol e 11 assist, che è tanto male, tra tutte le competizioni non mi sembra. Più forti di loro, però, secondo me, è il Bayern Monaco. Troppo forti per tutti. È vero che c'era un rigore, per me sì, c'era, su Milinkovic, lo dico da juventino. Per me quel rigore c'era. Si può dare, si può non dare, però secondo me quel rigore c'era. Ma fatto sta che il Bayern Monaco arrivava in area di rigore della Lazio con una facilità disarmante, ragazzi. Fategli vedere a Sarri un filmato del genere. È vero che Sarri non puoi certo mettere Gnabry, Coman, Sané, Musiala, vabbè, Musiala forse, Lewandowski contro Bernardeschi, perché Sarri l'anno scorso, per chi non lo sapesse, giocava con Bernardeschi titolare, ragazzi, perché non aveva alternative. Lazio che comunque ha provato a fare la reazione, si è contenuta almeno negli ultimi minuti. Non credo che il ritorno riusciranno a vincere 5-0, dovrebbero fare 5 gol, lo vedo una cosa impossibile. In Europa purtroppo purgano anche la Juve, perché in Europa non puoi proporre il calcio che proponi in Italia. Se tu in Europa non proponi un calcio di prima, ti purgano, punto. Puoi anche trovarti davanti il Lille. In Europa si gioca ad alta intensità, il calcio che vuole fare Pirlo praticamente. Solo che ho visto tutto tranne che quel tipo di calcio, ragazzi. In Europa così ti purgano. Poi certo, abbiamo dovuto fare i conti con le assenze, abbiamo dovuto fare i conti che noi giochiamo una partita ogni 3 giorni, sempre, ogni cazzo di volta, ok? Però in Europa così ti purgano, ahimè. Purtroppo la legge
legge è quella. E secondo me la partita l'ha condizionata in negativo Bentancur con quell'errore, perché quell'errore ha fatto anche perdere una fiducia mentale pazzesca alla squadra. Quindi, insomma, secondo me in qualche modo è andata così, ragazzi. Bisogna cercare di ribaltarla per il ritorno, perché comunque sono convinto che se giochiamo bene passiamo il turno, perché siamo più forti. In Champions si sveglia il Liverpool, che è arrivato a 4 sconfitte di fila in Premier League. Se non mi sbaglio hanno vinto 2 partite delle ultime 10, una cosa del genere. E sono arrivati sesti in classifica, quindi l'anno prossimo potrebbero giocare l'Europa League e non la Champions. Però in Champions, cioè, si sono svegliati 2-0 all'Lipsia come se fosse un normalissimo Liverpool. Il Lipsia che non ha neanche giocato troppo male in realtà, anzi. Però il Liverpool fa 2 pappini a casa. Trovo un po' bizzarro questa cosa. Klopp neanche se la spiega, questa cosa che in campionato stanno andando veramente male, quindi non si sa. Vedremo come andrà a finire questa situazione, però insomma fatto sta che comunque hanno meritato assolutamente di vincere, probabilmente passeranno anche il turno. La mafia del Real Madrid colpisce ancora, stavolta lo fa contro la nostra dea Atalanta. Ultimamente mi sta più simpatica l'Atalanta proprio perché è soprannominata dea, vabbè. Poi un giorno vi spiegherò perché. Però ragazzi, riprendendo un discorso calcistico e non extra calcistico, veramente Real Madrid, toglietemi quell'espulsione a Freuler, che non è scandalosa, ragazzi. Il fatto è che capita sempre in favore del Real l'episodio dubbio, perché scandaloso non è, perché per fare il Dogso ci vogliono 4 regole e lì c'erano 3 criteri su 4, quindi è molto dubbia, è una decisione rivedibile, ma non c'erano gli estremi, almeno secondo le regole, di richiamare l'arbitro al VAR, perché fosse stato richiamato l'arbitro al VAR, non bisogna ancora capire un po' sta regola, però se c'era di richiamare l'arbitro al VAR sicuramente avrebbe dato giallo invece che rosso. Ancora finale per il PSG, perché con 4-1 al Barcellona non è una novità che il Barcellona quest'anno prende pere in casa da ogni parte. Hanno preso 8 pere dal Bayern Monaco, ne hanno prese 3 da noi della Juve, che si sono messi un altro po' peggio di loro. Ma prenderne anche 4 dal PSG, veramente, in casa tra l'altro al Camp Nou, è veramente umiliante. Credo che non si possano giustificare quelle poche assenze che c'erano, perché il Barcellona è una squadra nettamente in calo. Non oso immaginare come andrà il progetto Koeman, ma quest'anno rischiano per il secondo anno consecutivo di portare 0 trofei a casa, ragazzi. Sarebbe un'umiliazione. Per quanto riguarda il PSG deve recuperare un po' in campionato, però per il resto sta andando comunque bene e andrà secondo me avanti in Champions. Non credo prenda un altro 6-1. Detto questo, ragazzi, il video termina qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Se ti è piaciuto ti invito a lasciare mi piace, caso contrario un dislike. Commenta se sei d'accordo, se sei d'accordo con me, se non l'hai ancora fatto. Iscriviti al canale, in descrizione il link per seguirmi su Instagram da monosport07 è tutto. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi.